Buongiorno a tutti i miei cari. Con piacere vi informo che i nostri concittadini affetti a coronavirus stanno proseguendo la terapia e migliorano di giorno in giorno. Attualmente sono guariti in tre. Il quarto è negativo al primo tampone di ritorno. Sono sereni in quanto tutti non mostrano sintomi preoccupanti che richiedono il ricovero. Vi ringrazio per tutto quello che state facendo, direttamente e indirettamente, per la nostra comunità. I dati che si susseguono di giorno in giorno sono incoraggianti. Bisogna proseguire così come stiamo facendo. Vi invito, come sempre, ai primi sintomi, di contattare il vostro medico di base. Non abbiate timore, il vostro medico vi seguirà sul da farsi. Voglio inviare un saluto di cordoglio alla comunità del comune di Saviano e all'amministrazione comunale per la dipartita del proprio sindaco Carmine Sommese. Esprimo profondo cordoglio per la dipartita del sindaco di Saviano, Carmine Sommese. Sommese ha svolto il suo ruolo di medico e di sindaco fino alla fine, in prima linea. Il Covid-19 lo sottrae alla sua città, alla sua famiglia e a tutti noi, lasciando il ricordo delle sue qualità umane e professionali, che ha pagato in prima persona per l'impegno costante e attivo per la sua comunità. Come sempre, vi lascio con un mio messaggio. In questi giorni, tanti sono i video che rimbalzano sui social con immagini del nostro mare, animato da delfini che corrono in libertà. Le loro corse in un mare cristallino e di un blu intenso ci animano della loro stessa voglia di andare, senza timore, dimostrando che nulla è perduto e che anche quella natura che si era fatta da parte, sopraffatta dall'uomo, aveva conservato la sua forza vitale e non vedeva l'ora di dimostrarcela tutta. E così, in una primavera soleggiata e calda, madre natura si è riappropriata di se stessa. La storia ha messo in pausa l'intera umanità per cederle il testimone rubatolo da troppo tempo, per dimostrarci forse che abbiamo bisogno del suo pulsare ora come non mai. Ricordiamoci quando ritorneremo alla normalità. Riprendiamoci il nostro spazio nella vita, ma questa volta con una maggiore attenzione e sensibilità ai messaggi che l'ambiente, la natura e la terra ci danno. E magari, chissà, il nostro mare sarà sempre pieno di delfini, di libertà e di vita. Vi abbraccio e vi auguro un buon sabato.